Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassino, non ci sta, non accetta quanto stabilito dal commissario nominato per far fronte all'emergenza rifiuti e quindi individuare in territorio Ibleu un sito in cui realizzare una vasca di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani. Tale sito è già stato infatti individuato proprio nella stessa discarica di Cava de Modicani a Ragusa, ormai chiusa, perché l'ARPA Sicilia ha rigettato l'ennesima richiesta di proroga avanzata 2 settimane fa dal commissario straordinario del Libero Consorzio Salvatore Piazza. Quindi si torna a cercare una soluzione, un secondo luogo Ibleu dove realizzare una vasca di stoccaggio, ma a quanto pare dei 2 siti già individuati in precedenza nessuno sembra aver convinto il commissario regionale, che invece indica come unica soluzione proprio la discarica di Ragusa. Perché sì, come accennato, neanche se ne parla, dato che il comune capoluogo in passato ha già dato tanto. Sempre secondo il primo cittadino, inoltre, non sarebbero stati presi in considerazione diversi fattori che ne sconsigliano la scelta. Noi riteniamo che sia una scelta sbagliata perché c'erano delle soluzioni alternative. Riteniamo che sia una scelta sbagliata per tante ragioni. La prima ragione è che questo territorio, quell'area particolare del Ragusano, è un'area già sottoposta a uno stress ambientale e ecologico importante. È un'area nella quale non avrebbe mai dovuto sorgere una discarica, come è successo in passato, o non avrebbero mai dovuto essere realizzati quegli impianti che sono stati realizzati proprio per il pregio ambientalistico che ha il sito. Ebbene, andare a realizzare proprio lì una quarta vasca non è certamente la soluzione che noi possiamo accettare. Oltretutto, dato che lo spazio ormai residuo è uno spazio molto limitato, quello che si potrebbe ricavare è una vasca di dimensioni ridotte, 100.000 metri cubi, a fronte di una esigenza della provincia che è ben maggiore. È una vasca che quindi si esaurirebbe in pochi anni, laddove invece con una vasca di 400-500.000 metri cubi la durata prima del riempimento potrebbe essere anche di oltre 10 anni, che è quello che serve alla provincia di Ragusa. Allora, noi ovviamente non siamo d'accordo. Ragusa ha già dato, ripeto, è l'unico luogo a Ragusa, il territorio ragusano, dove in questo momento i rifiuti vengono conferiti. Ragusa ha anche dato in termini economici. Ragusa non merita quindi che venga indicata, venga scelto come luogo per la realizzazione di questa vasca. Ci sono delle soluzioni alternative nel territorio ragusano, noi le avevamo anche individuate, ma sembra che il commissario ormai abbia preso questa decisione. Intanto l'argomento rifiuti e discarica dei Modicani sarà anche oggetto di discussione durante il prossimo consiglio comunale in programma per martedì, fissata invece per mercoledì una riunione con il Genio Civile, con l'ARPA Ragusa e con varie associazioni ambientaliste per far fronte comune e tentare di reindirizzare la scelta del commissario verso altri siti fuori dal comune di Ragusa.